Per quale motivo i social network stanno influenzando i parametri estetici, gli standard della chirurgia plastica? Mettiti in questo video comodo o comoda e segui tutto quanto perché appunto te lo andrò a spiegare. Oramai sui social, con i filtri presenti in varie app di editing, come molti di voi sapranno, è possibile ovviamente modificare il volto e trasformarsi nell'ambito del mondo digitale in qualcuno che è completamente diverso da noi. E quindi si punta sempre di più a modificare i volti proprio per ottenere i classici occhi conici di gatto come vanno adesso di moda, un naso più piccolo e delle labbra carnose. In altre parole, i social media stanno modificando la nostra percezione di bellezza. Infatti stanno influenzando sempre più persone, spingendole alla chirurgia plastica in età sempre più giovane. Sebbene la bellezza sia non soggettiva, ma sia appunto oggettiva, i social stanno comunque sia influenzando in parte gli standard di bellezza. Questa, tendenza verso un certo look specifico, che è quello, come vi ho detto poco fa, degli occhi conici, il naso più piccolo e le labbra carnose, ha a che fare effettivamente questo tipo di tendenza con la reale bellezza o no? Ne parleremo largamente in questo video. Prima di continuare in questo viaggio ti invito ovviamente ad iscriverti al canale e a lasciare anche un mi piace al video, eventualmente puoi anche condividerlo con altri utenti per far crescere sempre di più questa community e per renderla sempre più utile per tutti. Io sul mio canale parlo di argomenti di medicina, odontoiatria e antropologia a scopo puramente divulgativo, ma non ci perdiamo in ulteriori chiacchiere inutili. Stiamo quindi perdendo di vista il significato della vera bellezza naturale o no? Il volto tipo di Instagram è un ideale che trascende le razze, ma manca di una unicità individuale. Si vorrebbe andare verso una vera e propria omologazione di massa sui social. Se ci pensiamo, per i chirurghi, avere un approccio unico per tutti semplifica drammaticamente le procedure, rendendole ovviamente anche in parte più efficienti. Allo stesso modo, i filtri di Instagram o le modifiche, diciamo, fatte con le app di editing semplificano la bellezza, applicando a tutti gli stessi miglioramenti, cancellando quelle che sono le caratteristiche sottili del volto che ci rendono appunto unici. Vi parlo io infatti di questo argomento perché ho studiato molto nell'ambito della mia carriera i volti umani, sto anche contribuendo a un progetto di ricerca, sto facendo io, sto portando io avanti insieme, diciamo, ad altri miei colleghi, un paio di miei colleghi, sto portando avanti un progetto di ricerca per quanto riguarda proprio lo studio delle caratteristiche dei volti umani dal punto di vista antropologico ed è per questo che vi parlo anche di ciò, cioè nel senso ne capisco di questi argomenti. Nasi, labbra e caratteristiche facciali cambiano per ogni razza umana, se ci pensiamo, e non possono assolutamente essere omologate. Non possiamo applicare infatti gli standard, se ci pensiamo, di un anglosassone, gli standard facciali, gli standard del volto di un anglosassone, a quelli appunto di un africano subsahariano. Perché in questo modo si perde quella che Weston Price definiva l'uniformità tribale, cioè le caratteristiche uniche di ciascun individuo che vi avevo appunto detto prima. Questo si estende poi al mondo della chirurgia estetica, dove tutti vogliono quel prototipo di volto. Questa richiesta porta infatti a delle procedure standardizzate che mirano ad ottenere questo aspetto popolare, ma non a ottenere ovviamente un miglioramento della bellezza individuale del proprio potenziale chirurgico. Infatti ognuno di noi ha il suo potenziale chirurgico e il suo potenziale di miglioramento, diciamo, della sua bellezza. Quando si entra nei social, infatti, la vita di tutti sembra perfetta, tutti sono felici, tutti sono belli, e allora coloro che non si fermano a riflettere, a filtrare quello che vedono, dicono dentro di sé: sono l'unico a non vivere questa vita ideale, e ovviamente questo rende le persone più volubili e più deboli mentalmente, insicure e anche inadeguate. Quindi si viene a creare questa sorta di circolo vizioso. In altre parole, i social vanno a distorcere, se vogliamo, la realtà. Soprattutto se non vengono filtrate le informazioni che vengono viste o che vengono lette. Sui social spesso quello che si fa è cercare di creare un personaggio che si adatti al mondo
diciamo, dei mi piace e dei follower. E il tutto appunto rientra nelle varie degenerazioni che caratterizzano il postmodernismo. E di queste degenerazioni del postmodernismo ne ho parlato ampiamente sul mio canale, perciò se vuoi approfondire quest'altro filone di argomenti a mo' di podcast, puoi farlo tranquillamente. Basta che vai sul mio canale, vedi le playlist e troverai proprio la prima playlist in alto, che si chiama appunto Un saggio sull'umanità, un odontoiatra analizza le civiltà umane, e lì troverai appunto anche questi argomenti di questo tipo. Usare i social però con raziocinio, attenzione, permette invece di distinguersi dalle masse, cioè quello che noi vediamo deve essere sempre filtrato. E questa costante ricerca di convalida che invece molti vanno a ricercare sui social rappresenta un netto cambiamento nella natura umana. Non si deve infatti cercare l'approvazione degli altri mettendosi in mostra, non serve. Ma adesso è arrivato il momento di cominciare ad entrare ancora di più nei dettagli dell'argomento, nel senso dobbiamo capire come i trend di bellezza sono cambiati nel corso della storia umana. I trend di bellezza, se vogliamo, dipendono dal momento storico, dipendono da quello che scarseggia nell'ambito della società o da quello che va di moda per i ricchi. Per esempio, nella Seconda Guerra Mondiale, intorno al 1940, siccome gli uomini andavano mediamente in guerra a combattere, le donne ricoprivano dei ruoli che prima erano normalmente ricoperti dagli uomini. Questo causò quindi uno shift degli ideali di bellezza verso la forza e la capacità manuale della donna. Perciò si ricercava all'epoca nella donna un corpo atletico e anche muscoloso, desiderabile. Nel 1950, cioè negli anni del dopoguerra, cominciò a essere più visto di buon occhio il fisico a clessidra, come quello per intenderci di Marilyn Monroe. E quindi ci fu appunto un netto contrasto rispetto a quelli che erano gli ideali che si erano venuti a creare invece durante la guerra. Nel 1960 ci fu diciamo uno shift ulteriore perché gli standard di bellezza ricercati nella donna erano standard androgeno e anche snello. Per quanto riguarda i ricchi, invece, in passato la pelle chiara era attraente perché indicava una vita di status symbol, di svago in casa, lontano dal lavoro faticoso dei poveri che erano nei campi e sotto il sole. Così, infatti, molti nobili provarono addirittura a schiarirsi la pelle utilizzando anche la polvere di piombo, nonostante gli effetti dannosi, ovviamente, di questi tipi di sostanze chimiche. Pensate, per esempio, al Re Sole, famosissimo. Era ovviamente pallido, lui diceva io mantengo la mia nobile pallura, proprio per questo motivo. Per oggi le cose sono cambiate, perché si tende a ricercare tra i ricchi maggiormente una carnagione più scura. La carnagione più scura è più ambita perché? Perché simboleggia che le persone ricche sono praticamente in grado di stare all'aria aperta, piuttosto che rinchiuse in casa o in una fabbrica con la pelle pallida. Come potete vedere, ovviamente ci sono stati quindi dei grossi cambiamenti nelle varie visioni e questo ha portato, per esempio, ultimamente alla corsa alle abbronzature finte. Quello che oggi vediamo con il prototipo del volto di Instagram è un equivalente di questi vari shift del passato, cioè è un ulteriore momento storico. Ma effettivamente, diciamo, queste mode sono effettivamente la vera bellezza o no? Cos'è la bellezza senza tempo? E questa pure è un'altra. Ovviamente un'altra. Cos'è la bellezza naturale? In questo video cercheremo proprio di capire che cos'è la bellezza senza tempo, che cos'è la vera bellezza naturale. Per poterlo fare e per poter appunto arrivare al nucleo del video, al nocciolo del video, alla parte centrale più importante del video, dobbiamo guardare l'argomento sotto la lente dell'ortotropia. L'ortotropia è una branca dell'odontoiatria che è nata nell'Inghilterra dal dottor Mew, e che è praticata ovviamente in Inghilterra, ma anche in Italia, dal sottoscritto e da qualche altra mosca bianca, che si concentra sostanzialmente su come lo sviluppo del viso influenza la bellezza e la salute generale dell'organismo con un vero e proprio approccio ampio ed olistico. E a differenza delle credenze tradizionali che attribuiscono la struttura facciale alla genetica, noi indichiamo i fattori legati allo stile di vita come responsabili della morfologia cranica e della morfologia facciale, la postura facciale al riposo, la postura e la funzione della lingua, il tipo di respirazione se orale o nasale, il tipo di allattamento naturale e il tipo di masticazione, se è una masticazione a base di cibi duri o una masticazione a base di cibi morbidi, sono tutti quanti fattori che chiaramente pesano
che chiaramente influiscono su quella che è la struttura facciale. Consideriamo, giusto brevemente, la respirazione orale. La respirazione orale, respirare con la bocca anziché con il naso, non è soltanto una cattiva abitudine, perché questo problema può alterare completamente la crescita del viso, come ho parlato largamente in altri video del mio canale. Quando la bocca rimane aperta per molto tempo, l'intero viso infatti può arretrare, cioè gli zigomi si ritirano, provocando delle borse e delle rughe sotto gli occhi, che sono più pronunciate proprio a causa della mancanza di sostegno della pelle da parte della struttura ossea circostante. In più, quando si respira con la bocca, il naso apparirà più grande e più storto perché la cartilagine nasale si abbasserà e la mascella non crescerà ovviamente in avanti. E con il passare del tempo, la mandibola, non supportata adeguatamente in chi appunto respira con la bocca, recede nel viso, impedendo quindi lo sviluppo di una mandibola squadrata che possa a sua volta supportare un congruo allineamento dei denti, cioè di conseguenza ci saranno anche i denti storti. Questo arretramento a cassetto delle strutture facciali provoca infatti apnee ostruttive del sonno, occhi rivolti verso il basso proprio perché sono privi, come vi ho detto poc'anzi, del sostegno dato dagli zigomi e così via. Un buon indicatore per una mascella ben sviluppata è l'utilizzo della linea della guancia, che idealmente dovrebbe essere parallela al ponte nasale, cioè la linea che passa per la vostra guancia di profilo deve essere appunto parallela alla linea del ponte del naso. Più il viso si sviluppa verso il basso, maggiore diventerà l'angolo. Se la mascella cresce in avanti, si va a rimpicciolire il bianco sotto le pupille, dandoti il famoso aspetto dell'occhio del cacciatore. Il mewing, che è il cuore dell'ortotropia, fornisce una valida alternativa in questi casi alla chirurgia invasiva. Alle volte però, cioè nei casi più gravi, non è necessario soltanto il mewing, ma il mewing deve essere potenziato da specifici apparecchi ortodontici funzionali e invisibili. Invece di creare un viso standardizzato con lo stampino per mezzo della chirurgia plastica che è influenzata dai social, si devono valorizzare le nostre caratteristiche individuali, favorendo in modo naturale una crescita corretta del viso, andando anche a ripristinare le funzioni alterate, perché la chirurgia non va a ripristinare le funzioni alterate e c'è il rischio che il problema possa appunto recidivare. Quindi, per poter esprimere al meglio il proprio potenziale genetico, è importante praticare il mewing, perché io fino ad ora vi ho fatto un corollario, vi ho descritto tutte queste varie problematiche, ma sarei chiaramente tacciato di essere soltanto un teorico se non vi dessi chiaramente anche delle soluzioni pratiche, come sto per fare adesso. Le pressioni e le tendenze sociali possono distorcere la percezione di bellezza, ma un conto è la natura e un altro è praticamente la cultura. Quindi, che cosa bisogna fare per migliorare le caratteristiche del proprio volto gratis e senza ricorrere in nessun modo alla chirurgia? Dovete applicare il mewing, dovete masticare cibi duri. Già queste due cose, se fatte tutti i giorni e chiaramente nel modo giusto, vi permetteranno ovviamente di ottenere importanti cambiamenti nelle strutture del viso. Questo modifica non soltanto l'estetica, ma anche la funzione e la salute. Se il video ti è piaciuto, puoi lasciare un mi piace ed iscriverti al canale. Puoi anche condividere il video con altri utenti per far crescere sempre di più la community e per renderla sempre più utile per tutti. Chiaramente ti ricordo che le informazioni del video hanno uno scopo puramente divulgativo. Se hai dei dubbi, rivolgiti dal tuo odontoiatra. Se vuoi prenotare comunque sia una visita gratuita da me, io lavoro nella provincia di Bari, puoi farlo scrivendomi in privato tramite email. Non appena mi sarà possibile, ti risponderò. La mail la trovi nelle info in descrizione del canale. Io ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!